Audio, video, le sue ricerche sono sempre una perla dei nostri eventi. Vi ringrazio, non sono abituato a parlare molto in pubblico. Mi esprimo con la fotografia, con i video, diciamo, quella è la mia passione da sempre. E, ho colto questo invito del Comitato per la Qualità della Vita di fare, appunto, di dare una un doveroso omaggio, anche, voglio dire, funebre, come si può essere una tomba per una persona come Anna Fugè, di grandissima spessore internazionale. Non dobbiamo guardarla con gli occhi di oggi, però dobbiamo vedere nel suo periodo cosa ha fatto nella sua epoca. Il mondo l'adorava, 40 anni di successi, e con lo scultore internazionale Giulio De Metri, altro nostro illustre concittadino, e molti forse non lo conoscono nemmeno, ma Giulio De Metri è veramente un grande artista. Io, come, appunto, come tecnico, come geometra, ho dato soltanto un indirizzo diciamo di semplicità alla struttura, alla tomba. C'è un piccolo modellino così fatto in maniera molto semplice, però è il senso, sì, è una farfalla che riflette l'ambiente, riflette il cielo, e ha un suo significato. Peccato che Giulio De Metri non è qui per spiegare nel dettaglio le motivazioni di questa farfalla, però sicuramente che regala Giulio De Metri, regala questa farfalla chiaramente alla città di Taranto, a tutti noi, e quindi io vi invito a fargli, a tributare un grande applauso per quello che sta facendo. Grazie Max, e adesso continuiamo il nostro incontro ascoltando un altro brano eseguito dal maestro Stefano Bisi.